Ciao Leonora, benvenuta a casa Marcello Knight, buonasera. Ma che bello, Marcello, ma da quant'è che non ti vedo, mamma mia. Io ti ho Stavo in visto. forma, bella Grazie, no? Io ti ho visto abbronzata. anche stamattina. Sei in Mentre facevo formissima. Che ballando con le stelle? stai prendendo un caffè? Sì, che bello, che fai anche tu. Senti, io ti trovo in una forma strepitosa, poi da quando hai avuto Carlotta sei ancora più bella. E la gravidanza porta bene, caro mio, porta bene e fa bene. Poi le donne quando sono in gravidanza vi dicono che si rigenerano la pelle, per cui forse vedrai questo, insomma, Sì, è questo vero. sono. Senti, Io ma sono molto felice, per cui si secondo vede. me magari vedi la mia felicità, ecco, quello è. Ma la nascita di Carlotta ha rigenerato anche il tuo modo di fare TV Ma no, diciamo tutta questa situazione ha rigenerato il modo di fare TV perché comunque lavoriamo molto sul momento, lavoriamo nell'informazione, tutti i giorni ho degli spazi legati anche al Covid, all'informazione su quello che sta succedendo al paese, per cui sicuramente negli ultimi mesi anche il modo di fare TV è cambiato ed è sicuramente diverso. Poi ci sono molti che lavorano in smart working, insomma, comunque è tutto diverso, ecco, è tutto diverso. Senti, che Però, cosa insomma, è? non per questo bisogna andare avanti, no? Bisogna andare avanti e Assolutamente. cercare di tutti quanti di essere forti, no, Marcello? Poi tu sai che Assolutamente. sei uno, cioè sei un Assolutamente. carattere molto combattivo. Sì, mi sono rigenerato parecchie volte. Senti, cosa significa per te oggi fare informazione in TV? Che significato ha? Ma guarda, secondo me fare informazione significa stare vicino alla gente, nel senso che io la cosa che noto e che ho notato negli ultimi anni è che le persone hanno bisogno di essere ascoltate. Spesso volentieri hanno bisogno di essere ascoltate perché non riescono a farsi ascoltare da chi dovrebbe, istituzioni, cioè non riescono ad avere dei link con chi invece dovrebbe risolvere veramente i loro problemi, e non è certo la televisione, è Certo. chiaro, no? Però la televisione diventa un mezzo di informazione, di racconto, ma anche di ascolto. E per cui è prima l'ascolto e poi l'informazione, cioè è cambiato questo binomio, no? E secondo me il modo che abbiamo, questo Rete Italiane, negli ultimi anni adottato è proprio quello dell'ascolto. Cioè, tante persone, guarda, io penso alle famiglie di Foggia, penso adesso stiamo raccontando la storia di Bucaletto con tante famiglie, quasi più di 300 famiglie che sono dentro. Delle case dove non possono più stare perché sono case insalubri, sono posti impossibili da abitare e hanno bisogno di aiuto. E allora vedo che proprio c'è la mancanza di dialogo con le istituzioni. Ora la televisione a questo può anche servire, essere molto utile, no? Ah, E ben venga certo. l'informazione in questo senso. Dicevano in America un giornalista, forse un po' cattivo, diceva "Good news is not good news", cioè una buona notizia non è una buona notizia. È così? Ma guarda, le good news servono, sono fondamentali perché non è che puoi raccontare tutto nero, devi raccontare anche la luce, cioè devi raccontare la luce e poi i risvolti invece che arrivano anche da elementi più negativi, cioè devi raccontare un po' tutto. Sicuramente lo sai, no? Le good news a volte fanno meno ascolti di quelle non good, però servono, sono importanti e quello che noi raccontiamo anche in trasmissione le vogliamo raccontare anche storie belle, anche storie di speranza, storie di cose che funzionano, cioè non puoi raccontare tutto. Che sia negativo, devi raccontare le varianti, devi raccontare luci e ombre, capito? Non puoi raccontare né solo le luci né solo Né le solo le ombre, cioè ombre, devi certo. essere effettivo. Senti, ma c'è un'intervista nella tua lunga esperienza televisiva, c'è un'intervista che non avresti mai voluto fare? Ma guarda, io non vorrei mai fare le interviste, cioè non avrei mai voluto fare tante interviste legate ai femminicidi perché non vorrei mai che succedessero certe cose.
Purtroppo succedono, continuano ad accadere, non si capisce veramente più come intervenire, perché anche le leggi sono cambiate, si sono modificate, sono diventate anche, insomma, leggi importanti come quelle del codice rosso, però ancora le cose non funzionano, no? E nonostante noi raccontiamo, ci sentiamo anche un po' impotenti, no? A volte come giornalisti, nel raccontare le storie, nel lanciare appelli, nel cercare di cambiare anche delle sottoculture. Eppure, nonostante tutto, tanti fatti accadono ancora e non si riescono ad arrestare, non si comprende veramente come cambiare un certo tipo di mentalità. Solo i giovani possono cambiarle, però bisogna aiutarli i giovani, Marcello, Certo. bisogna sostenerli. Senti, c'è Eleonora, c'è un'immagine bella televisiva che ti porti nel cuore? Sì, guarda, io mi sono divertita tantissimo negli anni in cui ho lavorato con Luca, un giurato, Come no, certo. Mette perché il buon ti giuro, umore solo a sentire il suo nome, già mette il buon umore. perché Luca mi ha regalato, tanto ho appreso molto da lui perché pure lui abbia questa così faccia da bonaccione, da cosa, ma insomma Luca arriva da notista, essere un notista politico della stampa, cioè arriva da un background importante, per cui lui mi ha insegnato anche a poter raccontare delle cose serie, ma a poter cambiare anche la Sì, cifra del racconto, certo. cioè non prendersi sempre troppo sul serio. E poi ho dei ricordi bellissimi di lui perché facevo queste ore, lunghe ore in diretta. Poi una volta il programma di una mattina, io ho condotto 7 anni una mattina, andavamo in diretta fino a quasi Come no? mezzogiorno, Sì, per cui mi erano ricordo. veramente delle lunghe dirette, grandi palestre televisive. E, però così lui aveva anche questa leggerezza, no? E mi sono divertita davvero tanto Sì. con lui. Diceva Enzo Biagi che se si vuole raccontare una storia è necessario prima di tutto che questa storia interessi la gente, tu in questo già in parte già l'hai detto all'inizio, ma aggiungeva non si riescono a raccontare storie se non si ha un punto di vista. Sì, Sei un'opinione. d'accordo? Questo è sicuramente un modo di vedere il giornalismo. Dipende che storie sono, perché sai, se tu racconti storie di processi, puoi anche avere tutti i tuoi punti di vista, ma Ovviamente, ma processo in devi intervenire, corso i tuoi punti di vista te li devi tenere te li per te. tieni. Poi in altre cose sicuramente la personalità di un conduttore fa molto, nel bene o nel male, sicuramente può dare un proprio concreto contributo. Però ecco, se invece devi raccontare storie di fatti accaduti. So, adesso mi viene in mente quello che ho fatto stamattina, ho parlato di un presunto caso di malasanità, piuttosto che se siamo ancora ad indagini in corso dove si parla dei medici, però nello stesso tempo non ci sono ancora dei nomi precisi nel registro degli indagati. Bisogna fare attenzione su certe cose, per cui un po', ecco, sono Senti, d'accordo a metà. tu pensi che questa sia un'epoca trionfante del giornalismo spettacolo? Dipende, c'è un giornalismo sicuramente che è molto cambiato. In questi ultimi anni è nato anche il web, no? Il web come giornalismo intendo, ci sono tanti siti online, ma alcuni sono dei bravissimi giornalisti, altri tendono a scrivere, a riportare dei titoli molto efficaci per fare più Sì, a click, volte i no? titoli proprio non corrispondono a, non Sicuramente c'è corrispondono. una differenza tra il cartaceo e il giornalismo web, ma questo non vuol dire che comunque il giornalismo web oggi è molto strutturato ed è una grande realtà. Ecco, però appunto bisogna fare attenzione ogni tanto che alcuni giornalisti per fare troppi click non scrivano Di fatto, di sicuro. cose inesatte, insomma. Guardi, scusami. Trionfante, no, io penso che semplicemente sia cambiato il giornalismo, credo anche che
Comunque bisogna fare attenzione perché ci sono tante fake news in giro, i concorsi, cioè, i giornalisti sono pieni, diciamo, di domande di questo genere oggi perché si studia molto la questione dei fake news e non solo, anche i corsi che vengono fatti di formazione adesso per i giornalisti, ci sono tanti corsi che sono legati appunto alla produzione di fake news, all'attenzione che bisogna fare. Tu pensa durante il Covid, tutte le Cosa è fake stato news che detto? c'erano, Sì. addirittura è Terribile. stato istituito, no, una commissione sulle fake news, perché poi purtroppo la gente ci casca, no? E soprattutto su argomenti come la salute, argomenti primari, argomenti molto delicati, forse bisogna farci un po' più di attenzione, perché insomma le fake news poi possono provocare dei danni. Dei danni terribili. Tu guardi il Festival di Sanremo? Ti piace? Assolutamente sì, assolutamente, sono lì in prima fila. Ah, vediamo, vediamo se ti ricordi chi ha vinto l'altro anno il festival. Allora, l'altro anno, cioè questa, Sì, l'ultima vabbè, l'ultima edizione, edizione. Diodato l'ha vinto. Ammazza, sei solitamente, sai che nessuno si ricorda mai chi ha vinto il festival di È perché io Sanremo. bevo tanto caffè. Aspetta, bevo pure io. Beh, Secondo mi pare una sia bellissima. arrivato. Canzone, devo dire, vabbè, io ero Fa lì, sono rumore, fa stata lì il rumore. venerdì sera, il sabato sera, ero lì quando è stato proclamato il vincitore, però lui, sai che cosa mi ha colpito molto di questo ragazzo? La sua delicatezza, la sua semplicità, la sua eleganza, non è uno che si mette in mostra, cioè è una persona molto così, sulle sue, ecco, nel senso che è molto, secondo me, un grande esempio, Sì, ecco, vero. Poi è un per i grande ragazzi musicista lui, eh. giovani, ma non è uno che vuole strafare, ecco, questo intendevo, Lui è un cioè non è uno che grandissimo esagera. autore, grandissimo autore. Me lo apri il pianoforte, per favore. E lui è un Grande grandissimo autore. Tu autore, bravissimo. la suoni adesso la canzone? No, fa rumore. No, non lo... Vedi che mi hai preso in castagna. Ma ti volevo chiedere una cosa, tu che appunto sei amante della musica buona, ma perché le canzoni di questo periodo rimangono, non rimangono nel tempo, che ne so, come Volare, come Quando, come O Sole Mio, perché ci rivolgiamo sempre a quel tipo di canzoni? Sai che questo è un tema che sto trattando tanto nella trasmissione, ho iniziato a trattarlo proprio tipo con personaggi come Don Bachi, come Vilma Goic, insomma i grandi della musica leggera italiana, cioè che andiamo un po' indietro nel tempo, anni 70, anni 80, alcuni anni 60. Perché le canzoni sono profondamente cambiate. Sono cambiati i testi delle canzoni, sono cambiate le melodie, e la musica di oggi si è assolutamente trasformata. Perché andiamo indietro nel tempo? E perché oggi i ragazzi comunque conoscono anche le vecchie canzoni, le conoscono a memoria? Che Certo. ti devo dire? La risposta più banale erano altri tempi. Una risposta un po' più ricercata e un po' più ragionata e pensata è che erano altri tempi. Senti la canzone della tua vita? C'è una canzone della tua vita? Guarda, le canzoni io vado in cerca indietro negli Lo anni con le vedi, canzoni. lo vedi? Se ti devo dire che ci sono canzoni adesso. No, io visto che hai nominato Sanremo prima, ci sono tante canzoni a cui io sono molto molto legata effettivamente, ma perché mi ricordano dei momenti importanti della mia vita o semplicemente dei momenti in cui quella canzone aveva un significato particolare. Certo. L'altro giorno è venuta in trasmissione Francesca Lotta. Bravissima. Francesca, a parte essere una grande interprete, una voce Bravissima. pazzesca, guarda che voci così io non ne sento più negli ultimi anni, eh. E che con Alessandro Baldi cantò quella bellissima canzone che di cui ritorna Dimmi perché piangi Di e più felicità e perché non perché mangi non mi va. ora non mi va Vabbè, ci presentiamo al prossimo anno a Sanremo io e te, dai.
Ecco, quella è una canzone che io ricordo molto bene perché era una canzone di Sanremo. Io da piccola guardavo Sanremo e me la ricordavo, la cantavo con le mie amichette. E quella era una canzone che mi ha regalato tante emozioni. Mi ha raccontato che nella vita, ci sono le diversità Certo. e le diversità vanno accolte, amate e vanno comprese. Secondo me alcune canzoni, le canzoni di un tempo, molte canzoni aiutavano anche a comprendere una certa cultura, ok? E anche la cultura della comprensione e dell'accoglienza, o semplicemente dell'amore. C'è quella canzone bellissima di Luca Barbarossa, che lui ha dedicato alla mamma, Come no, sì. Portami che Portami a a ballare. ballare, che ha Ecco, quella vinto Sanremo. canzone che io ogni volta che sento, penso che Luca Barbarossa l'abbiamo mandata, l'ho mandata in onda quella canzone. Io ero incinta, quando ero in diretta col Covid e lui stava facendo la radio, in più aveva anche un'iniziativa importante benefica. E così l'abbiamo mandata in onda e io mi sono rimessa a piangere perché io quella canzone là, io se l'ascolto piango, cioè Anch'io. me la farei Siamo in ascoltare che due, voglio siamo in ridere due, oggi. siamo in due. Ma non è che piango, guarda che non è che uno piange perché è triste, a volte uno piange semplicemente perché ti va a toccare delle corde o le testi o le parole di quella canzone, vanno a toccare qualcosa dentro di te che ti smuovono proprio Assolutamente. le emozioni. Questa è la grande forza delle grandi canzoni che hanno una capacità evocativa. Vanno dentro la tua anima e ti prendono, ti strappano delle emozioni che tu magari a volte neanche pensi che possano uscire fuori. Senti, ma ti piacerebbe condurre il Festival di Sanremo? Guarda, forse è l'unica cosa di cui avrei paura, Ah, sì, per eh? cui no. Mi incuterebbe un timore, una soggezione. No, no, non credo di poter essere adatta ad una cosa del genere. No, io sono forse più una da studio, da daytime, da racconto o semplicemente da racconto di storie. Da intervista, io ho sempre avuto, come dire, me la sono fatta tante volte quella domanda, no? Ma è un palco che fa paura, Ha paura, sì. è un palco che veramente è per i grandi e solo i grandi possono arrivare lì sopra ed essere forti e consapevoli, no? Per cui assolutamente è un palco per cui io non, ora non mi sentirei proprio pronta, ecco. Scusami, un'altra grandissima trasmissione, ti piacerebbe condurre? Sai qual Però è? diciamo, ecco, diciamo, uno diceva, bella, è il desiderio che uno arriva lì e ha svoltato nella carriera, no? Ma il mio desiderio è sempre, diciamo, è stato qualcosa che si costruiva con me di giorno in giorno, per cui fondamentalmente io mi sono molto felice, sono molto soddisfatta di quello che Ma si faccio, vede, perché si vede. io ti dico, tanti anni fa forse non avrei nemmeno pensato di fare televisione, non facevo un altro lavoro, poi un po' alla volta, diciamo, la vita mi ha portato a fare TV. Però ecco, mi piacciono proprio i programmi di approfondimento, per cui i sogni nel cassetto sono programmi di approfondimento, quella è la mia Ti direzione. piacerebbe condurre Casa Marcello? Casa Ah, Marcello Matt. beh, allora, siamo casa E Marcello, lo casa Daniele, per cui faccio. Casa Eleonora Parte che, ma Knight. io. Eh? Cosa? Casa Eleonora Knight. Night. Senti, Senti, ma. io siccome la nostra Mi chiacchierata, vedi? Sì, sì, ti sono vedo benissimo, sei perfetta. stupenda. Ti volevo Qualche dire, libro? ne hai letti tutti? Guarda, se ti dico che libri ci sono, tu non mi crederai. A Che libro hai parte ci letto? sono tutti i volumi di Shakespeare del teatro. Devi sapere che io sono un'amante del teatro, però non li ho letti tutti. Qualcosa ho letto. Ma poi ci sono, cioè, dei volumi, roba storica, capito? Troppo antica qua, per Ma cui. che Insomma, meraviglia, ma tu. io non ho neanche, cioè, tipo, non so, storia militare, cosa. Ma tu Insomma, sai che io sì. sono stato una volta a casa di una nostra amica comune. Amica, insomma, conoscente comune, e aveva una bellissima libreria come la tua. Sono andato a prendere un libro, era finto.
cioè non c'era di quelli. Chi è? No, non te lo posso dire. Adesso già, mi lascia dire chi stare è, io. Scusa, c'è no, una no. nostra amica conoscente no. che c'è libri finti a casa, non ci voglio credere. No, questi qua sono tutto tranne che finti. Questi. No, appunto, non te lo dico neanche sotto tortura. Senti, allora, io ti ringrazio tanto, Eleonora. Sai che è stata... Aspetta che bevo pure. Quando bevi tu, bevo anch'io. È perché porta bene, no? Allora, è stata una chiacchierata bellissima. Ero un po' emozionato perché tu appunto sei una che va in profondità, quindi non... io sono abituato invece a improvvisare sempre anche allora mangiare... adesso ti intervisto io dai no. Adesso ti volevo allora ti volevo in anche conclusione perché so che è un momento molto bello della tua vita, un momento come molto nostra. Felice sì, sì. Adesso con i nipotini sono tre nipoti, io pensavo di andare in pensione, invece questa non me lo consentono. fantastico. Ti volevo chiedere, però guarda, ti dimmi. Posso dirti che intanto abbronzato, sei molto stiloso, grazie. Sei molto moderno, per cui veramente gli anni ti fanno bene a te. Grazie. Infatti quando loro mi chiamano nonno, dico amore, non mi chiama nonno, chiamami Marci, capito? Chiediamo Eleonora, visto che io vorrei che tu presentassi il Festival di Sanremo, adesso attaccata alla nostra intervista ci sarà una mia interpretazione di Il pescatore di De André. Me la puoi presentare tu? Bellissima canzone. Me la presenti tu, Il pescatore? Guarda, io te la presento molto volentieri, ma adesso tu la canti in diretta qua? No, mando un video registrato. Ah, e allora adesso il grande Marcello Cirillo con l'interpretazione Il pescatore di De André. Ciao, saluti e baci. Grazie. Non so chi suoni, il direttore d'orchestra non so chi sia, ma ce lo inventiamo, facciamo che non c'è oggi, va bene? Grazie Eleonora Daniele, grazie tante, ti voglio bene, grazie, ti salutano tutti grazie, gli amici, grazie, Nello Pepe e tutta la regia. Ah, saluta il grande Nello Pepe, gli voglio molto bene e un saluto, un abbraccio a te, forza, veramente fai un gran bel programma. Grazie ciao, tante. E poi ti aspetto in studio da me. Quando vuoi, italiana. Vengo, sono a tua disposizione. Ciao, grazie. Ciao. Eleonora Daniele. Ciao.